Manca precisamente un mese alla festa più bella e attesa, il Santo Natale. Mentre già da tempo in molti negozi della città le vetrine sono state addobbate con alberi e luci, l'oratorio Luce Nuova di Villa Sete alle prese con l'allestimento del presepe artigianale, diventato ormai un appuntamento natalizio tradizionale. Quest'anno sono più di un centinaio i presepi di ogni forma e dimensione, costruiti con materiali classici ma soprattutto fantasiosi, come carta, stoffa, legno, vetro, polistirolo, ceramica, carta crespa, legumi, ciottoli di fiume, gesso e tanti altri materiali impiegati per la realizzazione dei singoli pezzi in esposizione. L'iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, si inaugurerà domenica 29 novembre alle 19 alla presenza delle autorità religiose, civili e militari per rimanere aperta al pubblico fino al 6 gennaio prossimo, tutti i giorni dalle 18 alle 20:30. I ragazzi dell'oratorio già da più di due mesi sono al lavoro per sistemare i presepi nei locali dell'oratorio e della chiesa Madonna della Catena di Villa Saita. Tra le chicche della mostra, il presepe a grandezza naturale è impiantato nel giardino esterno in un ambiente rurale di fino 800, ma anche quello in movimento, del mare e i presepi del mondo. Ad allietare la serata dell'inaugurazione saranno, oltre i ragazzi dell'oratorio con i loro canti, il coro polifonico Santa Cecilia di Agrigento e l'orchestrina del gruppo folcloristico Val d'Agragas, e non mancheranno le tradizionali degustazioni di prodotti tipici.